questo ci ha consentito di... Finalmente l'interquartiere di Muraglia sta andando avanti in maniera spedita, e i lavori sono avviati da tempo, però la ditta ci ha chiesto per accelerare di chiudere la strada per 4 mesi. Ci abbiamo riflettuto, poi abbiamo dato l'ok perché questo consentirà alla ditta di finire i lavori della strada entro l'estate, questo ci è stato detto, e quindi un'opera fondamentale per completare a sud gli interquartieri. Per 4 mesi chiuderemo la strada, il che vuol dire che coloro che oggi sono abituati a passare dentro Muraglia per andare all'interquartiere dovranno fare strade alternative. Sicuramente l'autostrada, sicuramente la statale e sicuramente l'asse via Flaminia e via Fratti, sulla quale avremo oggettivamente dei disagi per alcuni mesi di maggiore traffico. Quindi chiedo pazienza ai cittadini, chiedo di seguire le indicazioni, tutto ciò avverrà da venerdì prossimo, quindi l'abbiamo detto con un largo anticipo, però questo consentirà a Società Autostrade di terminare l'interquartiere il prima possibile, e oggi abbiamo confermato il fatto che la strada si chiamerà strada Enrico Berlinguer. Quali sono le strade quindi consigliate nel... L'autostrada innanzitutto, la statale e poi per chi viene dalla Bettola si dovrà proseguire via Flaminia e via Fratti. Stiamo rivedendo i tempi del semaforo, e questo per consentire un deflusso il più rapido possibile. Poi ci sono anche le strade collinari, però in genere non invito ad utilizzare le strade collinari per il collegamento tra Pesaro e Refano, perché non mi sembra giusto da molti punti di vista. Quindi le 3 strade principali da utilizzare sono quelle, lo diciamo con grande anticipo, ci scusiamo per i disagi, però sono disagi che ci consentiranno di finire il prima possibile il cantiere dell'interquartiere.